sale, meno male. Poi aggiunge, in Calabria la 'ndrangheta è la pubblica amministrazione. Bene. Penso che siano parole che in altri contesti avrebbero scatenato un putiferio, invece non è successo nulla. Come non è successo nulla quando sempre un prefetto dice i calabresi hanno quasi perso la voglia anche di sperare. Perché? Perché invece si guarda dove c'è l'acqua per poter sguazzare. La 'ndrangheta esiste perché esistiamo noi che la riconosciamo. La 'ndrangheta esiste perché ogni mese, ogni anno, riesce a muovere pacchetti di voti ad ogni elezione comunale e decide quali sono le amministrazioni che vincono. E il voto d'opinione, qui magari da queste parti si chiama voto d'opinione, il valore aggiunto, da noi invece è un voto che viene controllato e gestito puntualmente. Non è un caso che diverse amministrazioni comunali in Calabria vengono puntualmente sciolte per condizionamento mafioso. Questo è Calabria, lo dite, ma oggi sei venuto qui per dirci tutte queste cose della 'ndrangheta, ma è un problema vostro riguardo solo la vostra regione? No, non è assolutamente così. Perché appunto i piromani hanno le braccia in Calabria ma la testa a Milano. E gli zavettieri, gli Strangio, i Belle, hanno tutti la testa qui, le teste sono qui. Guardate che quando quelle poche volte che sono state assicurate alla giustizia il posto di 'ndrangheta e anche di Camorra e di Cosa Nostra sono stati trasferiti in strutture di massima sicurezza che stanno da queste parti, per cui si verifica un esodo progressivo di tutta la popolazione, tutte le famiglie che partono per stare vicine ai propri familiari, molti dei quali hanno 41 bis, sono qui, non ammazzano, non uccidono, ma fanno impresa. Io sorrido quando leggo adesso la prima risposta, le prime risposte che sono giunte all'interpellanza straordinaria fatta da Vinicio Peruffio e da Minniti, quando si parla appunto di forte attenzione sull'esposizione universale che viene definita come grande evento, quasi come se fosse, diciamo, uno show di Bruce Springsteen o Jovi, e addirittura mi fa sorridere il fatto che già nel 1° dicembre, come dice la relazione, si sia costituita la società che dovrà gestire l'Expo 2015, che si chiama appunto Società Expo Milano 2015 SPA, società per azioni. Quando sono le società mi preoccupo, sinceramente, perché proprio lì, nella gestione dei capitali, soprattutto sono SPA quotate, che la 'ndrangheta può intervenire molto facilmente, ma molto molto facilmente, perché la 'ndrangheta è in grado di sanare il bilancio delle aziende che oggi sono in difficoltà economica, io lo dico chiaramente. Con la liquidità che ha la 'ndrangheta può investire altro che mettere conti in bond, può investire direttamente e riprendersi le aziende, oppure comprarsi o creare nuove aziende, può approfittare di questo periodo di crisi la 'ndrangheta, lo sta già facendo. Come è successo all'indomani della caduta del muro di Berlino, quando gli emissari della mafia, di tutte le mafie, soprattutto di Cosa Nostra e della 'ndrangheta, furono inviati a Berlino a comprare case, a comprare palazzi, a comprare di tutto perché era tutto svalutatissimo. Quindi sono una delle intercettazioni dove un garzone di mafia parla con il suo boss di Catania e gli dice questo: ma che devo fare, compare, che devo fare, che devo fare, sono a Berlino, che devo fare? Compra tutto, compra tutto, testuale. Questo dalle intercettazioni che qualcuno oggi vorrebbe limitare. Mi incuriosisce un'altra cosa e parlo della cosiddetta carta di credito del turista Expo. Ora, le carte di credito, diciamo, un po' mi ricordano le social card, quindi un pochino mi preoccupano da questo punto di vista. Se è facile ricaricarle, io non so pensare quanti turisti verranno dalla Calabria e dalla Sicilia all'Expo prendere queste carte ricaricabili a fare gli acquisti qui a Milano. È molto facile, così come è facile andare in un casino con 15.000 euro, chiederle in fiche e poi farsi restituire l'assegno che è stato magari con questa nota. Queste cose succedono tuttora, lo fa la mafia, lo fa la 'ndrangheta, e sono quei piccoli mezzucci per riciclare il denaro. E le lavatrici più grandi sono qua, è ovvio che non vanno a investire in Calabria dove hanno tutte le attenzioni dello Stato. Perché si sta muovendo, e devo dire molto bene, la direzione distrettuale antimafia a Milano? Perché, per quale motivo è stata costituita a Milano la direzione distrettuale antimafia se la mafia non c'è? La mafia c'è, solo che non la vediamo. Io oggi mi sono parecchio divertito perché, parlando a bambini praticamente tra gli 11 e i 13 anni, le domande che ti aspettavi erano classiche, no? Di come tu puoi spiegare la mafia ai bambini. Questo già mi piace perché
bambini sono davvero il presente e non il futuro. Io parlo dei bambini, neanche dei giovani, noi già siamo vecchi, non altro che siamo il futuro. Lo dicevo oggi, siamo pronti per il pensionamento. Però un bambino a un certo punto, 11 anni, un metro di ominicchio, alza la mano e dice: scusate, ma se un senatore è mafioso, perché non lo cacciano dal Senato? Un bambino di 11 anni. Io non ho saputo contenere l'entusiasmo, anche io un bambino, perché la prima volta mi capita una esperienza del genere, però io posso dire una parolaccia a un bambino, minchia. Cioè, sentire questi discorsi, questa maturità da bambino, però ti dà la speranza di continuare ad andare avanti, perché poi alla fine cosa facciamo noi? Noi raccontiamo le storie, io racconto ovunque vado la grande, racconto gli affari che girano intorno alla grande, ma li racconto per un semplice motivo: io voglio e mi piacerebbe vedere la gente arrabbiata, mi piacerebbe vedere davvero della ribellione, una sana ribellione in ognuno di noi, perché ci stanno sottraendo ricchezza. Se non camminano la lotta per la legalità assieme allo sviluppo, noi precipiteremo in un baratro dal quale non usciremo mai più. È inutile pensare che solo con la confisca dei beni si possa sconfiggere la mafia. E lo sanno bene anche gli esponenti politici che sono qui presenti. Quando tu confischi oggi un bene a un mafioso, e in questo dovremmo davvero ragionare tutti insieme, fare un serio ragionamento collettivo e portarlo al tavolo del governo. Quando confischi una villa, quando confischi delle macchine, le macchine poi vengono messe all'asta e se le ricomprano loro, sotto falso nome. Non solo, per arrivare alla confisca devi avere i tre gradi di giudizio, altrimenti c'è il rischio che quel bene poi possa, magari nei processi solo ci sono anche casi di mala giustizia, non è che